Ero un funzionario della Federazione Comunista di Foggia. Nel 64, verso la fine del 64, mi disse: perché non vai a Mosca per un anno, sarai accolto, come si dice, puoi conoscere la realtà sovietica. E in effetti capitai in questa scuola internazionale di marxismo-leninismo, che era veramente un'isola del comunismo. C'era tutto, qualunque cosa. E questa qualunque cosa strideva in un modo incredibile con la realtà che stava intorno. Noi invece avevamo innanzitutto uno stipendio da favola. Per esempio, una delle cose più importanti allora a Mosca era i biglietti a teatro. Infatti conquistai quella che sarebbe detta mia moglie, proponendoci: cioè, perché domani non andiamo al concerto di Richter? Quello, insomma, non è impossibile, non esistono i biglietti. Mi recai all'ufficio servizi di questo istituto e mi dissero: la quarta fila le va bene. Questo teatro l'ho conosciuto sin dall'inizio. La prima volta sono nel 65. Più che altro la specificità, non tanto era del teatro, quando era della censura che vedeva l'anticomunismo ovunque, là anche dove non c'era. Io non voglio fare l'eretico, voglio dire, ma se Solzhenitsyn fosse stato pubblicato regolarmente, non avrebbe preso il premio Nobel. Al termine di questi studi mi è stato proposto di lavorare alla radio. E la specificità, appunto, di Radio Mosca, e poi in seguito alla dominazione della voce della Russia, era che non parlava mai male degli altri, ma parlava bene della Russia. Era previsto l'incontro fra Berlinguer e Brezhnev, però per motivi assolutamente russi il responsabile dell'ufficio traduzioni del PQS si prese una sbornia e perse completamente la voce perché la birra era ghiacciata, e quindi fui costretto a subentrare e tradurre questo incontro. E infatti non si faceva altro che parlare: ma perché questo pluralismo, non si potrebbe dire in un altro modo? Tanto più che Brezhnev non riusciva mai a pronunciare il termine pluralismo, cioè più, qualcosa del genere. E alla fine disse: ma per quale motivo invece di pluralismo non dite diversità e poi ci aggiungete anche unità, in modo che siamo uniti? Fino all'ultimo volevano costringere Berlinguer a firmare un documento congiunto, un comunicato congiunto su questa visita. Berlinguer si oppose e fu rincorso sulla scaletta dell'aereo. Firma, tanto che te frega, disse questo Smirnov in italiano. Berlinguer però era una persona che non defletteva. Dell'Unione Sovietica forse si rimpiange quell'idea di stabilità che c'era. La vita era regolata dalla nascita alla morte. Si sapeva che alla nascita la mamma avrebbe avuto i 3 anni di congedo di maternità, 3 anni. Poi i bambini sarebbe andato all'asilo, alla scuola. Dopo la scuola o avrebbe lavorato oppure sarebbe andato all'università. Da lì subito avrebbe ricevuto il posto di lavoro, perché tutta l'economia, tutto il sistema era basato su questa crescita programmata. Ovviamente tutta questa crescita programmata creava una serie di problemi. Per mettere sotto una pressa un foglio di alluminio c'erano 16 persone, 4 che lo mettevano e gli altri che stavano intorno a commentare.